Esposito, Giubertoni decide di dare qualche minuto a Cent'anni. Si riparte con Alto Sebino, pallone per Bergamin, Bergamin da Pilotti, Pilotti che si alza da tre punti, tripla che non va, rimbalzo di Mazzoleni che porta avanti palla, si va da Torgano, Torgano in punta per Mazzoleni, pallone che arriva a Svoboda, Svoboda per Ruiu che ha spazio, tripla che questa volta va corta. Dese non deve affrettare troppo i tiri, siamo già dall'altra parte, Pilotti per Esposito, va da Bergamin, Bergamin contro il connazionale Svoboda, si alza da tre punti, altra tripla che non va, Desio recupera il pallone, Svoboda si fa scippare da Bergamin, 3 contro 1, ma Ruiu stoppa contro e poi Mazzoleni sul rimbalzo porta a meno 13 Alto Sebino. Torgano supera la metà campo, riceve Svoboda, Svoboda va fuori per Mazzoleni e poi viene fischiato fallo in attacco a Torgano, terzo fallo per lui. Non è cominciato nel migliore dei modi il quarto finale, Desio, Davide? No, Desio ha iniziato con un po' poca carica nervosa, si è accontentata troppo facilmente delle prime soluzioni e poi qui è stata colta in fallo con Torgano che è stato punito mentre cercava di liberarsi. Dall'altra parte però bella palla recuperata da Ruiu e Ruiu sembra quello un pochino più in palla dei suoi. Vediamo ora Negri con il possesso, possesso importante per Desio che deve tenere lontana Alto Sebino. Svoboda dentro per Ruiu, gran finta, mandato al bar Esposito, grandissima giocata del prodotto di Casale Monferrato che ha mandato letteralmente al bar Esposito e ha segnato con il layup di mano destra. Gran giocata di Eric Ruiu che ora però non riesce a tenere Bergamin, Bergamin va al ferro, segna di mano sinistra e c'è anche il fallo fischiato a Mazzoleni ed è il quarto fallo per il capitano della formazione Under 20 che era tenuto bene da Pilotti, Pilotti esperto e furbo nel tagliarlo fuori e permettere al compagno la penetrazione. Bergamin in lunetta col libero supplementare. Completa il gioco da tre punti, fa meno 12 e fanno impressione le cifre di Bergamin che è in doppia doppia in 15 minuti di gioco. Desio attacca, torna in avanti con 12 punti di vantaggio, Svoboda sorprende Torgano. Torgano riesce a salvarsi con anche l'aiuto della deviazione di Bergamin, Desio resta in attacco ma non deve abbassare la guardia perché Alto Sebino è pronta ad approfittarne per riaprire la partita. Sono 12 punti con meno di 8 minuti, la gara è tutt'altro che chiusa mentre l'arbitro sta parlando con Coltro ed Esposito. Sarà rimessa dal lato corto ma prima della rimessa c'è time out chiamato da coach Davide Villa che vuole parlarci sopra, vuole organizzare al meglio questo attacco e vuole schiarire un po' le idee ai suoi che sono apparsi un pochino appannati nelle ultime giocate. C'è bisogno di tenere alta la guardia come dicevamo perché è tutt'altro che finita. Alto Sebino rilanciata dal ritorno in campo di Bergamin che ha 14 punti con addirittura 10 rimbalzi, ci sono anche 2 assist per lui e 5 falli subiti, 20 di valutazione per un giocatore che probabilmente se non fosse stato aggravato di falli avrebbe potuto incidere molto di più su questa gara. Cent'anni 19 punti, dall'altra parte sono 3 giocatori in doppia cifra per la formazione di casa con Negri a 14, Torgano a 13 punti, Ruiu invece è arrivato a 12 silenziosi punti per lui cui aggiunge 6 rimbalzi totali, ci sono 7 assist e 5 punti per Ariel Svoboda, sono 12 gli assist totali di Desio, 7 quelli di Alto Sebino che sta facendo una fatica enorme ai tiri liberi, addirittura 12 su 23 per la formazione Sebina che tira anche 4 su 16 dall'arco.
Vediamo ora l'uscita dal timeout dell'Aurora, chiamato da coach Villa perché ha visto qualche problema in questo inizio di quarto e c'è una banale palla persa di Negri che non riesce a ricevere il passaggio. Diciamo che non è l'uscita dal timeout che ci si aspettava. Meno 12 palle in mano per Alto Sebino che prova a rientrare. Bergamin per Esposito, si va da Pilotti. Pilotti fuori per Coltro, Coltro mette palla per terra, si va ancora l'Esposito e gli arbitri vedono un altro fallo ed è il quarto di Torgano. 3-0 il conto dei falli nel quarto per Desio, pronto a tornare Valentini. Esce il capitano, Villa lo vuole avere per gli ultimi fasi della gara, 7 minuti e 28, 6-6-5-4 per Desio. Borghetti riceve palla, tiro dalla media che va lunghissimo, tocca per ultimo Esposito, che poi ha qualcosa da dire a Ruio, rimessa per Desio mentre è pronto a tornare Squeo e ritorna anche Damiano Verri. Esce Esposito ed esce anche Mazzoleni. Riceve Valentini, fallo di Borghetti, finalmente viene fischiato un fallo a favore di Desio. Terzo fallo per il numero 16 di Alto Sebino. Valentini porta palla. Negri esce dai blocchi, contrastato da Bergamin, si va da Svoboda, non ci credo, viene fischiato un fallo in attacco a Verri e questo è il quarto fallo. Gli hanno tirato la maglia a Svoboda in maniera clamorosa. Desio esaurisce il bonus con 7 minuti da giocare in questo quarto finale. Borghetti va da Pilotti, si va da Bergamin. Quinto fallo di Verri, costretto a rientrare in campo Politi per coach Villa. Due tiri liberi per Bergamin perché Desio ha esaurito il bonus. Alto Sebino può tornare a meno 10. Si fa asciugare il pallone. Bergamin. Primo va dentro con un po' di fortuna, meno 11 per Alto Sebino. Assegna anche il secondo. Torna a meno 10 Alto Sebino, Desio si deve svegliare. 7-2 il parziale del quarto. E c'è un'altra palla persa di Svoboda. Ora bisogna stare attenti perché Alto Sebino può tornare sotto la doppia cifra di distanza. Rimette in gioco il pallone Borghetti, si va da Bergamin. Bergamin prova a appoggiarsi al ferro, pallone che viene toccato da Squeo e viene data la rimessa ad Esio. No, scusate, viene data la rimessa ad Alto Sebino, cambiano la decisione gli arbitri, tra l'altro decisione presa dall'arbitro più lontano dalla palla. Riceve Pilotti che si alza da due punti, tiro che non va, ma il rimbalzo è ancora a favore di Alto Sebino. Borghetti va da Squeo.
Pilotti, altra conclusione che non va. Squeo domina a rimbalzo contro Politi, palla fuori per Pilotti, altra tripla che non va, rimbalzo di Valentini che subisce fallo da Bergamin e l'arbitro non fischia. Dall'altra parte Svoboda, Negri da tre punti, tripla che non va, rimbalzo di Bergamin, conclusione affrettata di Desio che non riesce a trovare la via del canestro mentre è pronto a rientrare Cent'anni. E anche Poggi per Desio. Pilotti ancora fuori per Bergamin, ancora da Pilotti. Pilotti a cui viene sporcato il pallone, recupera Ruiu, Svoboda spinge la transizione, ancora per Negri. Negri che va in penetrazione, fuori per Svoboda. Altro fallo di Coltro non fischiato dall'arbitro. 8 secondi. Svoboda contro Coltro. 4-3. Valentini da casa sua, tripla che non va, rimbalzo controllato da Squeo. Desio sta un po' perdendo la testa, Davide. Sì, si sta facendo innervosire dal metro arbitrale che però è diventato pessimo. Anche qui Bergamin attacca, non c'è nessun fischio anche se ci sono contatti, e poi Desio è sfortunata perché l'ultima deviazione è di Svoboda. Però possiamo dire i due arbitri sono di gran lunga i peggiori in campo in questo momento. Imbarazzante come stanno arbitrando, stanno concedendo qualsiasi cosa e anche qualcosa di troppo. La cosa grave però è che Desio ha perso la testa, non riesce a trovare più il bandolo della matassa in attacco, ha segnato appena due punti in questo quarto, sta resistendo difensivamente ma appena 10 punti di vantaggio. Intanto esce Pilotti per la formazione ospite ed entra Simone Cent'anni. Alto Sebino ha fatto la rimonta senza il suo top scorer che era in panchina, top scorer con 19 punti. Rimessa dal fondo per la squadra ospite con Borghetti alla rimessa. Si libera Cent'anni, buona difesa, poi la palla arriva in qualche modo a Bergamin. Bergamin chiama il blocco di Squeo, Bergamin prova ad attaccare Poggi, buona difesa di Poggi, rischia tantissimo, ottima difesa di Poggi e bellissimo lavoro ancora di Poggi, bravissimo il numero 9 a toccare anche il pallone a Bergamin e a mandarlo fuori giri. Desio con un'occasione da non sprecare in attacco, Svoboda per Negri che riceve in punta contro Cent'anni, aspetta l'uscita di Valentini, ennesimo contatto e questa volta dopo tante e tanti non fischi arriva un fallo. Nel frattempo esce Svoboda un po' stanco e anche lui abbastanza nervoso per le botte subite, torna in campo Capitan Torgano. Rimessa dal fondo per Desio, va, se ne incarica Luca Valentini, servito Poggi, servito Politi che prende il tiro dal gomito, gran canestro mentre è a terra Borghetti. Possiamo dire partita senza esclusione di colpi a questo punto. Borghetti a terra, si rialza a fatica, evidentemente c'è stato qualche contatto lontano dalla palla. Desio intanto si è sbloccata con un gran canestro di Politi e Alto Sebino non ha potuto far altro che chiamare time out per fermare la partita e provare a organizzare l'ultimo tentativo di rimonta quando mancano poco più di 4 minuti alla fine. Sì, esatto, canestro importantissimo, forse il più importante della partita per Desio nella fase in cui è avvenuta, con Alto Sebino in rimonta e i blu arancio bloccati a quota 66 da troppo tempo. Intanto vediamo quello che succede sugli altri campi dove potrebbero arrivare risultati importanti per Desio. E purtroppo va via la schermata con gli aggiornamenti dagli altri campi, vediamo se ora ritorna. Allora leggiamo le statistiche della partita: Negri a quota 14, Torgano a 13, Ruiu 12 e Politi a 9 sono i migliori marcatori di Desio, Bergamin con 16.
e Cent'anni con 19 la fanno da padroni per Alto Sebino. Si ritorna a giocare con Coltro che porta palla opposta a Valentini. Si va da Cent'anni ancora per Coltro. Coltro contro Negri. Negri ancora, scusate, Coltro ancora da Cent'anni. Cent'anni contro Valentini, 5 secondi, va in penetrazione. Pallone che viene sputato dal ferro, ma prende ancora il rimbalzo che poi non controlla. Pallone controllato da Negri. Torgano va da Poggi che torna ancora fuori da Torgano. Si ritorna da Valentini. Desio ragiona. Valentini si arresta, prova un tiro col contatto, decisione sbagliata del classe 97 che ha voluto forzare dall'altra parte. Cent'anni va in slalom, si appoggia al tabellone ed Alto Sebino è ancora a meno 10 quando mancano 3 minuti e 30 secondi alla fine della partita. Valentini dall'altra parte, riceve Negri, Negri cerca nel pitturato Politi che viene stoppato, quindi ci sarà una rimessa in zona d'attacco per Desio con 2 secondi da giocare. Non contento della gestione degli ultimi possessi da parte di Luca Valentini, rimette in campo Svoboda. 2 secondi per chiudere l'azione, vediamo se Desio riuscirà a trovare il canestro. Politi non si avvede che sta per scadere il tempo, commette una sciocchezza. Intanto dagli altri campi Faenza batte Crema, Piacenza batte Reggio Emilia, vittoria anche di Padova su Vicenza. Mentre qua siamo più 10 per Desio, quando siamo andati negli ultimi 3 minuti, palla in mano per Alto Sebino, Coltro prova ad andare in penetrazione, si appoggia al ferro, 4-0 che riporta sotto la doppia cifra di svantaggio Alto Sebino. Svoboda porta palla. Prova a salire per il blocco Politi, Svoboda prova ad andare in penetrazione. Si appoggia al ferro, tiro che non va, rimbalzo che non viene controllato da Desio, altro pallone recuperato da Alto Sebino. Desio è in difficoltà, bisogna difendere ora, 2 minuti e 18, Alto Sebino ha in mano la palla per andare addirittura a meno 5, Davide. Sì, proseguono le difficoltà offensive di Desio che veramente in questo quarto periodo non riesce proprio ad attaccare il canestro. Attacchi molto lenti, prevedibili, non riescono mai ad entrare nei giochi presto nell'azione e questo favorisce inevitabilmente la difesa di Alto Sebino che ora attacca con una palla importantissima e la gestisce Coltro. Coltro per l'uscita dai blocchi di Cent'anni, piccherò l'alto con Squeo, palla nella tasca per Squeo e Squeo mette il canestro del meno 6 a 2 minuti dalla fine. Inevitabile il time out di coach Davide Villa che vuole fermare la partita e vuole parlarci su. Desio in rottura prolungata rischia di buttare una partita che sembrava chiusa da tempo e invece l'Aurora si è totalmente arenata in questo quarto periodo, iniziato con 15 punti di vantaggio e adesso invece ne ha soltanto 6. Deve assolutamente segnare ora in uscita da questo time out Desio. 1 minuto e 59, sono tornati a 2 possessi di distanza la formazione ospite. Desio che in questo quarto finale ha segnato solamente 4 punti in 8 minuti contro i 13 di Alto Sebino. Alto Sebino non ha fatto un granché per rientrare dal punto di vista offensivo, ma Desio dall'altra parte non ha veramente mai centrato il canestro. Ora vediamo
come reagiranno, la palla inizierà a pesare sempre di più per Desio. Riceve Svoboda. Pallone per Ruiu. Ruiu che va da Svoboda, che si alza da tre punti. Tripla che non va. Altra occasione per Alto Sebino per tornare a contatto. Belloni va da Coltro. Coltro contro va da Squeo. Squeo contro Politi. Fallo di Politi. Desio in bonus. Due tiri liberi per Alto Sebino. Cortissimo il primo tiro libero. Serata disastrosa della lunetta, 14 su 26 per Alto Sebino. 1 su 7 per Squeo. Vediamo se ora riuscirà a segnare il secondo libero. Segna il secondo, 2 su 8 per lui. 5 punti di vantaggio per Desio. Lui fatica a rimettere in gioco il pallone per la difesa a tutto campo di Alto Sebino. Torgano supera la metà campo, contrastato da Belloni che gli mette le mani addosso. Pallone per Politi, si va da Svoboda. 10 secondi per chiudere l'azione. Svoboda da Politi che subisce fallo, segna con il contatto, torna a più 7 Desio, 3 possessi di vantaggio per i blu arancio. Ed è una gran bella notizia, Davide. Assolutamente, assolutamente sì, il canestro che è puro ossigeno per Desio che ora deve difendere. Squeo prova ad attaccare Politi, resiste bene il numero 5, allora Coltro deve forzare contro Negri, tripla lunga, rimbalzo di Squeo che non segna e poi c'è il fallo di Ruiu su Squeo quando mancano 44 secondi, però importante per Desio che un po' di tempo è passato e che soprattutto ha ritrovato il canestro con Politi, Politi molto prezioso in questo quarto periodo. Ora va in lunetta Squeo. 2 su 8 per lui dalla linea della carità finora. Mette il primo, 3 su 9 nella sua gara, torna a meno 6. Alto Sebino. Lo vediamo in lunetta con la seconda conclusione. Conclusione corta, rimbalzo di Torgano, ma c'è invasione e ci sarà ancora da battere il tiro libero. Decisione che fa imbestialire il pubblico di Desio. Invasione contro un giocatore in maglia blu arancio e quindi Squeo andrà a ripetere il secondo tiro dalla lunetta. Confusione. Ora l'arbitro sta parlando con il tavolo. Desio che comunque avrà sempre due possessi di vantaggio, anche se Squeo segnasse il secondo, che a 43 secondi dal termine della partita non è una brutta cosa. Alto Sebino che vedremo che tattica adotterà. Si sta sistemando il cronometro, credo, viene aggiunto. Mi ha aggiunto un secondo. È stato aggiunto un secondo sul cronometro della partita, probabilmente sul rimbalzo. Al tavolo avevano fatto partire il cronometro, visto che l'invasione è stata chiamata con colpevole ritardo dagli arbitri. Si ritorna a giocare. Coltro con il secondo libero di Serratti. Del
altro tiro che non va dentro, questa volta il rimbalzo lo controlla Ruiu, ostacolato da Bergamin, pallone per Svoboda. Pallone che rimane ad Esio, che in questo caso è fortunata perché ha rischiato un'altra palla persa. Sono passati qualche secondo, due possessi pieni, Ruiu riceve, Desio deve giocare anche col cronometro, Svoboda contro Coltro. Il problema è che Alto Sebino non è ancora in bonus, dovrà spendere un altro fallo e questo fa tutto gioco a Desio. Negri va ancora da Svoboda, ancora contro Coltro, Coltro che gli trattiene la maglia, l'obiettivo ovviamente è andare in bonus. Coltro ora uscirà, presumo, ed entrerà Borghetti, anzi esce Squeo, che ovviamente un pessimo tiratore di liberi, almeno per quello che si è visto stasera. Alto Sebino tira 16 su 29 i liberi. Ruiu dimenticata dalla difesa, sbaglia un rigore contrastato da Bergamin, siamo dall'altra parte, Coltro si alza da tre punti e va a bersaglio, meno 3 per Alto Sebino e c'è fallo di Coltro, 21 secondi, più 3 per Desio. Si soffre, partita che non avremmo mai pensato avrebbe potuto arrivare a questo punto, sarebbe potuto arrivare a questo punto. Sugli altri campi Torgano sbaglia anche un libero, sugli altri campi è finita praticamente dappertutto. Assegno il secondo, due possessi di vantaggio per Desio e questo quello che conta ora. Time out chiamato da coach Giubertoni per portare la palla in attacco. Ora bisogna difendere forte, Davide. Sì, assolutamente, ma prima ingenuità colossale di Ruiu che ha affrettato un tiro quando poteva tranquillamente tenere il pallone, farsi fare fallo e andare in lunetta a battere due liberi, invece ha affrettato il tiro, ha sbagliato e la beffa è stata prendere la tripla in transizione da Coltro. Torgano poi ha subito fallo, ha segnato un libero, restano due i possessi di distanza, ma con 4 punti a 22 secondi dalla fine la gara è tutt'altro che finita. Ora Desio deve difendere e possibilmente non concedere canestri da 3 punti o giochi da 3 punti agli avversari e deve far scorrere più possibile il tempo. Veramente epilogo inaspettato e sorprendente qui al palazzetto Aldo Moro, visto che a un certo punto Desio era arrivata a più 18 sul 64-46, ora siamo qui sul 71-67 in un quarto periodo in cui Desio ha segnato la miseria di 7 punti e ha fatto veramente fatica. Tornano in campo le squadre. Esatto, anche perché Desio ha un'occasione d'oro, visto che in classifica le squadre che seguono, esclusa Sestu che ha vinto contro Milano, hanno perso tutte, ha perso anche Crema. Intanto Centanni segna un gran canestro da 3 punti quando mancano 19 secondi. La panchina ha qualcosa da ridire, più uno per Desio. Ma vediamo, non so cosa stia succedendo, l'arbitro parla con il vice Cogliati. Va bene così, dicono gli arbitri. Parziale dell'ultimo quarto che vede Alto Sebino avanti 21-7. Si incarica della rimessa Svoboda, riceve Negri, si va ancora da Svoboda, passano i secondi
e c'è un fallo di Borghetti su Politi, quinto fallo, anzi era Coltro, scusate, Coltro che ha commesso 5 falli, 2 tiri liberi per Politi. Politi che è forse il migliore tiratore dei suoi in questa stagione, speriamo che lo confermi, questa sera ha già sbagliato un libero, speriamo che almeno uno lo mandi a bersaglio. Assegno il primo tiro libero. Assegna anche il secondo, Algido in lunetta, il lungo classe 1981, originario di Bologna, girandola di cambi, rientrano Negri e Valentini, vediamo se Desi deciderà di fare fallo o se difendere, riceve palla Borghetti, si va da Bergamin. Bergamin va in penetrazione e rischia il gioco da 3 punti. Che sciocchezza che aveva fatto Poggi, Davide. Veramente un rischio clamoroso. Bergamin si è divorato il canestro, il potenziale gioco da 3 punti per pareggiare. E invece Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Sciocchezza colossale di Desio. Ora Bergamin va in lunetta con 2 tiri liberi, probabilmente cercherà di segnare il primo e sbaglierà il secondo per provare a prendere il rimbalzo, perché è difficile con 6 secondi segnarli entrambi e poi fare fallo. Vediamo però a cronometro fermo il numero 12, Andrea Lunetta. Bergamin che ha 7 su 8 ai liberi in questa serata. Mette il primo, fa meno 2, la panchina sebina si rammarica ancora per l'errore al tiro del numero 12. Sbaglia il secondo, il rimbalzo lo tocca soltanto Svoboda ma non lo controlla e quindi possesso per Altosebino quando mancano meno di 5 secondi alla fine. Incredibile, Altosebino tirerà per vincere la partita. Pilotti va a bersaglio, 73 pari. Incredibile epilogo della partita. 2 secondi, vediamo, pallone per Negri che si alza da...